Cari amici. Cari amici, un cazzo, cammina. Allora, chi gioca da PC non lo sa, perché da PC non lo possono fare. Ma col gamepad si fa questo miracolo qui. Se tu muovi lo stick poco, piano piano. Fatto bene questo gioco. Molto! Vai, parti. Oggi abbiamo deciso che finiamo il gioco. Allora, io sono abbastanza convinto oggi. Cioè, ho sbagliato da... Volevo fare. Oggi è abbastanza. Stavo dicendo, oggi finiamo il gioco. Allora, volevo fare qui. Che nello scorso gameplay abbiamo scoperto altri shortcut. Sì, stiamo shortcuttando a destra e a sinistra. Non so, ma quando sei quelli mai che. Da quando è che non toccano il varco lì? Il buco? Il varco lì. Il varco, il buco, il mezzadro. Non ti muovo, madonna, sei lento. Non sono lento, sto facendo tutta la velocità della luce. No, sei stato lento, hai tentennato. Bene, adesso sto pezzo qui ci fa recuperare almeno 6 minuti. E che cazzo però, non è nelle... Quando ti dico che funziona così, funziona così. Però le altre volte è andata bene. Restart. Oh, c'era il salvataggio, ho preso il salvataggio, tu sei pazzo in culo. Ma che cazzo di salvataggio era quello? Volevo fare start per il tempo, non capisci niente. Perché per il tempo? Perché stava andando ancora il tempo dello scorso che... Adesso abbiamo un restart completo, che è anche giusto per la tua verve di oggi. È la stessa verve di stamattina, solo che mi sono svegliato un po'. Ho mangiato un tarallo al gusto pizza. Sapete che quando fanno le cose al gusto pizza, la comune denominatrice di queste ricette è che non sanno mai di pizza. Mai. Ma perché la pizza... Come hai fatto a farti così male? Non puoi chiedere a me, non devi più chiedere a me. Cioè, il gusto pizza in realtà non lo puoi replicare... Troppo forte? No. Madonna, tutte le volte che a me succede così, sempre! Ma perché tu non fai una cosa? Ma vaffanculo, io ve lo metto a marcia indietro, no. Come non lo metto? Lo metti a marcia indietro? E certo che lo metto a marcia indietro. Lui lo mette a marcia indietro? Ma ogni volta, questo è quello che succederebbe anche a te se non prendessi i cazzi di pali ogni volta. Ma quali pali? I pali di tua sorella. Quando faccio quella cosa a tutta velocità, a me va sempre fuori. Ci tengo a dire che sono figlio unico. E la mia attuale compagna, sapete che dice che i figli unici sono pessime persone? Dice no, i figli unici sono brutti, viziati, vaffanculo i figli unici. Beh, uno ogni tot... Ale! Sono scemo, Allora, i figli unici sulle pedane saltano male. La puttana, non è... Tu sei di questo avviso? No! Fai cagare però, Ma perché io vado veloce, premo sto cosa. Dai, dobbiamo arrivare almeno alle zone che loro conoscono benissimo. Tu cosa pensi dei figli unici? Non essendo stato figlio unico per poco tempo sono stato figlio unico. Per quanto tempo? 4 anni. Vabbè, ti ricordi un cazzo. Sono stati 4 anni per il migliore della mia vita però, credo. Perché... Dici? Sì, perché... Quando ti arriva... Ma non è bello da dire, Ma sì, perché quando ti arriva... Ma perché? Perché quando sei piccolino e ti arriva poi un fratellino o una sorellina, l'attenzione si sposta. Io ricevevo sempre regalo da tutti quanti, capito? Era il porco... Era il figlio prediletto, ti davi... Capito? Figlio prediletto, sei l'unico, ti piace vincere facile, scusami. Appunto, ma sai, comunque poi non si può di più il figlio prediletto. Perché se no sono genitori pezzi di merda. Allora, secondo me tutti i genitori hanno preferenze per un figlio per l'altro. Però non è che te lo possono dire, non te lo diranno mai, se lo terranno nel cuore. A meno che non è un figlio tossicomane, se è una brutta persona uccidi i bambini poveri. Allora dici, no, figlio mio. Posso dire che facciamo schifo? Posso? Vabbè, è un po' il discorso dei figli che mi ha reso così traballante. Ti ho detto genitori, figli puttana. No,
mica poi di figli di puttana, fiat. Se diventa tossicodipendente va a stuprare i bambini. Vabbè, ma il tossicodipendente non vuol dire che è una brutta persona. Infatti, il tossicodipendente uccide i bambini poveri. Non è detto che tutti gli stupratori di bambini siano tossicodipendenti, non bisogna generalizzare. Tra l'altro, non è. Mica l'ho detto, questo sei stato tu a dire. Tra l'altro, io ho detto che può diventare anche. Io userei una SVA, tossicodipendente. Io. Ultimamente sì, ho fatto un video per parlare della SVA e del fatto che a lui l'idea di usarla piace. Io non sono d'accordo per le frasi complesse, però che diventa complicato. Bravo. Cioè, se devi dire buongiorno a tutti, fai un applauso. Bravo, grazie. Molto bravo, hai avuto anche un pizzico di culo. No! No, ci sta, ci sta. Dove lo vedi? Dio. Manco i pesci stanno qua. Ah, dei pesci detto che io sa. Secondo me c'è qualcosa nella nuova. Però sta cosa non va bene, no? Ci ho messo tanto per arrivare. Fammi guardare, va. Non ci sta la mamma puttana. Poi dici che io. Guardate che è un fallo. Sì. Ah, comunque dicevo, dimmi buongiorno a tutti usando la SVA. Come dice Sio. Non l'ho visto il video di Sio. Ah, Sio dice che sì, che secondo lui è una cosa buona perché include. E fin qua sono d'accordo pure buongiorno io. Buongiorno a tutti è già inclusivo, posso dire? No, no, perché lui nel video dice che in italiano si dà per scontato che il plurale sia sempre maschile. Cioè, buongiorno a tutte vuol dire che tu ti rivolgi solo a delle donne, giusto? Buongiorno a tutti vuol dire che ti rivolgi sia a donne che a uomini. Quindi il maschile è quello omnicomprensivo. Sì. Giusto? Se tu volessi essere, diciamo così, un po'... inclusivo. Un po' più inclusivo, dovresti dire buongiorno a tutti usando la SVA. Cioè dovresti parlare in dialetto molisano sostanzialmente. Buongiorno a tutti. Quindi noi siamo... E sì, io alla fine del video... Perché lui analizza... Però non è possibile che ogni volta. Ti incaponisci con queste cose. Ma quando succede a te tu sbatti contro i pali, a te non succede mai, no? Guarda Cristiano. Allora, dicevamo, di buongiorno a tutti usando la SVA. Buongiorno si può dire. Buongiorno è maschile, io non lo userei. Beh, no. Buongiorno. Scusami, a questo punto se vogliamo essere inclusivi. No, perché qui si parla di rivolgersi a persone, a me non il giorno metà, no, è allora, un'entità. No, non è vero, perché se tu sapessi un minimo di tedesco, sì. Ignorante non sei altro. Che cazzo me ne frega a me del tedesco? Scopriresti che il sole non si dice il sole al maschile, ma è la sole. La sole, che è Eugenio Massari. È la sole. Hopla. Tu pigli i cazzi di legno, ti metti in piedi e caschi nel bravo. No, tu c'hai culo, è diverso. Intanto lo faccio sempre. C'hai culo. Sì. Perché in tedesco è la sole. Vabbè, pure in francese la mer, non il mare. Quindi maschile e femminile esistono. Però in questo discorso allora, che fa anche io c'è il discorso. Il discorso del... non è omni-inclusivo. Io non voglio fare queste cose omni-inclusivo. O tutti o nessuno, che so ste cose. Ma il giorno è una cosa, ma gli individui no, non sono mi interessa, maschi o femmine. Cioè, allora pure il cane, quando parli col cane, sì. Metti che lui non si identifica in un sesso maschile o femminile. Che ne so io? Ma che ne puoi sapere? Ma al cane non gliene frega niente, sono gli esseri umani che fanno E se invece gliene frega che stai ledendo la sua anima? Ma per favore. Senti, il mio cane ha cominciato a ingularsi qualsiasi cosa, siano esse animate o inanimate. Quindi il mio cane non credo che abbia voglia di sta di sperimentando tardiva, sta sperimentando una tardiva pubertà il tuo cane. O maschio o femmina, a lui non interessa, può essere qualsiasi cosa, pure sì. Inanimata. Beh, perché quindi non so ancora se si vuole in amore, in guerra. Cioè lui c'ha il pistuzio, però magari se si vuole identificare in una donna, io non vorrei offenderlo. Quindi? Quindi quando chiamiamo Fry non ci mettiamo, lo chiamiamo Fry e basta. La mio cane. No, Fry. Senza metterci niente. Nella frase, quando tu dici. Quando parli del. Sì. Del o esso. Della o del cane. Devi essere più inclusivo. Noi non usiamo più articoli. Bravo. Non come la Costituzione che invece ne abusa. Fry è bravo. Cioè quella. Fry è brav.
Quindi? Fry in ghoul cost. Vabbè, comunque, quello che cercavo di farti... infatti anche a Sio vorrei far capire questa cosa, perché lui è stato molto, come dire, molto superficiale secondo me a livello linguistico. Dice buongiorno a tutti. Lui dice dobbiamo fare buongiorno a tutti perché così includiamo. Però quando la frase è più complessa, cioè tu devi dire per esempio annaggia la puttana, voglio bene a tutti i miei amici, dillo con la spada. Voglio ben... No, voglio bene. Voglio, sempre che tu ti voglia identificare con un sesso. Io adesso con tutte queste cose che sono uscite non voglio sono più sicuro di identificarmi con qualcosa. È un verbo, sì, semplicemente va benissimo con la O. Voglio bene va bene con la E. A tutti amici diventa un cazzo di bordello usare la spa sulle frasi complesse. Caro Sio, è impossibile. Magari si può fare testualmente, ma a voce, o io no. Ma lui fa i video, era divertente, non penso che... No, no, alla fine fa una mezza morale che però non tiene conto soltanto di buongiorno a tutti. Poi quando uno inizia a parlare sul serio però diventa incomprensibile. Ma è una lingua a sé, cioè va ripristinata un po' la lingua italiana. Sì. Diciamo che in questi anni in cui l'inclusività va per la maggiore... Prima le donne venivano picchiate e non c'era problema per nessuno. E non c'era problema per nessuno. È la realtà, è storia. La donna fa la calzetta, l'uomo adesso giustamente. Bisogna trovare una soluzione che non sia la schwa perché fa schifo. La schwa è. Secondo me bisogna dare per scontato le cose. Ogni tanto bisognerebbe dare per scontato le cose. Utilizziamo tutto al femminile, così stiamo a posto. No, non va bene. Per me. Per millenni è stato utilizzato al maschile, ma sì. Per qualche millennio utilizziamo al femminile e poi arriviamo a quello inclusivo. Beh, ci sarebbe la U, come dice anche Sio. Però buongiorno a tutti. È sardo, fortissimo. Vabbè, ammetti che loro stavano avanti già da un po'. Ragazzi, ovviamente si scherza, eh. Noi siamo per l'inclusività, ma non per le cazzate. Cioè, nel senso, è impraticabile, raga. Bisogna capire che Stashva è una soluzione impraticabile. E tra l'altro, forse testualmente, sì, in un testo uno è si abitua. Cioè, che poi le donne si sono lamentate per millenni di sto fatto e venivano... Mannaggia dice... il cazzo che li stra... Buongiorno ragazzi, e ci sono anche le ragazze. Loro non è che si sono messe a lamentarsi. Quindi è giusto che adesso utilizziamo tutto al femminile. Per me l'inclusività vera oggi è metterla a femminile. D'altronde, da dove veniamo tutti? Da una vulva. Da una? Vulva. Quindi per me l'inclusività è al femminile. Se no si deve dire soltanto buongiorno. Ragazzi. Bisogna evitare di tu... Ma mo sto salto perché? Non l'ha mai fatto! Era anomalo! Ma che cosa? Buongiorno mai fatto prima a tutte ragazze. E anche se ci sono la maggior parte di uomini, si dirà ragazze. È così che si fa, secondo me. Se no dobbiamo fare... Cioè, pensa. No, dobbiamo allungare le frasi, semplicemente. Buongiorno a chiunque. E non bisogna dire più voglio bene ai miei amici, perché sono maschile. Bisogna dire nella mia cerchia di conoscenze più strette ho un affetto... Universale. Universale per tutti gli appartenenti alla suddetta cerchia. Però per tutti... No, beh, tutti e no. Però il maschile. Tutte. No, tutti altrimenti, gli appartenenti. Tu non devi fare discorsi senza computer, altrimenti non sai giocare. No, io so giocare benissimo. non si vede. Ma se io prima non stavo dicendo niente, perdevo lo stesso. No, comunque, non lo so, la reputo una cosa abbastanza... Secondo me l'inclusività ad oggi dovrebbe essere femminile. Perché le donne hanno subito per millenni le molestie degli uomini e mo' è giusto che abbiano, almeno linguisticamente parlando, un risultato accettabile. Io sarei un po' all'antica rispetto a te, quindi per me l'inclusività sarebbe che gli uomini la smettessero di rompere il cazzo alle donne, semplicemente. Poi ognuno parla come vuole, però... No, ognuno parla come vuole, non sei inclusivo, però. Ma devi rollare. Io non ho mai voluto essere inclusivo. Io ho voluto sempre essere giusto. Ma dai, vabbè, però dai, sta cosa. Ma perché la prendi leggermente? Metti dritto sulla cazzo di asse. No, ogni c'è un angolo, uno spigolo vivo. Oh, se fossi un bambino di 2 anni avrei una paura fottuta di quello spigolo. Un bambino? Vivo. Sì. Ma adesso sei veramente inclusivo dicendo bambino? Sì. No. Perché sono maschio.
No, io il patriarcato, ha rovinato per millenni la politica. Ma no, perché non è plurale. Una bambina, una ragazza avrebbe detto, se fossi una bambina di 3 anni, e quindi stop, lì. Il problema è sul plurale, capito? Tu, il tuo bambino non si identifica con qualcosa. Potrebbe essere un bambino. Come quando, vedi, bambin Gesù, già... Beh, infatti Gesù c'aveva U, super inclusivo. Già bambino! Sì. No, comunque... Cioè, se non fosse stato per l'articolo, bambin Gesù... La bambin Gesù. La burro. Quando dici bambin Gesù, tu dai per scontato che Gesù sia un nome maschile. Però ma c'è perché? Ma si sta inventando cose che non ha mai fatto. Il bue, l'asinello. E se fossero stati una bua? Ah no, si sarebbe fatto male, povero Gesù Cristo. Fai, lo fai questo pezzo qua? Oppure lo devo chiamare Carratrezzi? No, chiama Gesù. Poi raga, cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti se secondo voi è praticabile questa cosa nel linguaggio parlato. Senti, io non ho colpe. C'è qualcosa che non va, te lo dico. C'è qualcosa che non va. Non riesce a rimanere fermo. Che Cristo. E tu. Questa è la Madonna. Per favore, la fai lentamente, riflettendo a quello che cazzo stai combinando. Non oggi. Si è fatto male, hai visto? Ha detto prima di iniziare, no, sto in forma. No, sto in forma. Guarda, sto facendo tutto alla perfezione. Ma guarda, non però lui cade e si fa le cose a terra, ma guarda come ti evito pure le lame del destino là. Allora, oggi è il mio peggior nemico, questa cosa qui. Dritto per dritto. Vedi che fa sta cosa? Ma lo fa sempre a me. Perdi 2 ore, capito? Se perdi 2 ore, però meglio di rifare 60 volte la stessa parte, che ne pensi? Su questo ti do ragione. Ragione. Io mi identifico oggi. Cioè, oggi sono un po', puoi identificarmi come uomo, domani non lo so. Oggi? Puoi identificarmi? No, sono contento. Scusami, ma sono felice. Sono stato ucciso dall'abrasione sul petto di un pezzo di pietra. No, semplicemente si è rotto i coglioni per il gioco. E ti hai detto almeno così. Stai sbagliando anche tu. Ma almeno io inizio adesso, capito? Ma quante occasioni hai di sbagliare? Ma guarda, io ti farò vedere che non è come dici tu. Vuoi io? Ah no. Lavorerò con garbo. Chi non lavora, devo solo provare a fare questo. Non fa l'amore, questo mi ha detto. Guarda, ti insegna zio Redens come si fa sta parte. Senza rifletterci. Hop, a posto. Ammetti che lo sapevo io. Ammetti che lo sapevo che sarebbe successo quella cosa. Ammetti che c'è un problema. Io ho sempre detto che c'è il problema. Sei tu che all'inizio non mi credevi. Boh, ci sono i gameplay a sostenere queste cose. Sì, ma io ho evitato quella cosa per un sacco di tempo. E non mi è mai successo. A sto giro mi succede sempre. C'è un problema. Così come se ne va il ponte, là, ecco, è successo qualcosa. Come te l'ho velocizzata? Sei diventato proprio speedrunner. Comunque l'hanno fatta proprio speedrun, sta puttanata qua. Secondo me l'hanno alzato di qualche grado. Bravo, ma l'hai fatto, come lo faccio io? Beh, no, è a culo, cioè. Bravo, ha ottimizzato molto i tempi. Perché mi sono rotto il cazzo. Madonna! L'ho rischiata, me ne rendo conto. Ho mangiato un tarallo prima e non so perché, è come se avessi mangiato un maiale intero. Devo far rotto di 2 minuti. Allora, dove sta l'altra? Ok, l'ho aspettato 2 volte. Comunque la smetterò di portare i taralli a studio perché ci siamo buffati i taralli. Bella. Liscia e senza intoppi. Allora, io qua c'ho un dubbio.
Senti, se provo a rollarmela, e se si dovesse rollare per recuperare il tempo? No, perché la velocità non aumenta. Vabbè. Però vedi che non è ancora uscito? Sono bloccato. Ma guarda come si è messo. Mi sono bloccato. Mi sono bloccato. No, no, sono uscito, sono uscito. Ma è velocissimo. Veramente hanno fatto a cazzo di cane, eh. Devono aggiustare. Come ci sei riuscito? Allora, devi andare qui. Adesso devi puntare. Ah? Fatto una di quelle cose che fanno solo. Oh, oh. Ok, ok. Ok, sono stato bravo. Molto. Dimmi che sono stato bravo. Sono stato molto bravo. Bene. Questo non ho ancora capito perché si rompe. No! Devi colpirlo quando è più in alto. Sì, vabbè, ma non ha senso, però l'hanno peggiorato comunque. Non l'ha mai fatto così, là. Comunque ci si può passare su quelle trave. Sono cagato. Bravo, 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 bravo. Fai un po' il tuo miracolo. Bravo, così. No, il coso della gallina mi sembrava un legno. Manneggia quella papecca! È veramente un dito in culo prendere quella cosa. È fattibile però, eh? Devo partire già in prima persona lì. Questa è la No, muori. No, muori. No, non muori. Muori. No, io mi sono fatto una mezza run in prima persona, che ti ricordi, eh? Muori, non è impossibile. Non che una volta sia successo, non è che può succedere sempre. Gira, gira, tua mamma, gira, gira. Non c'è. Ah, secondo me sì. Posso provare a fare una cosa? Ti è uscita bene bene? No, volevo provarla, perché secondo me c'è speranza. Devi sfruttare? Il cartello. No. Io non. Vabbè, era per vita quella parte, ma sai quante rotture di coglioni ci vediamo se capiamo come si fa? Senza dubbio, però. Ci sei, ci sei. Il cazzo è che quel salvataggio non si prende. Cioè proprio non si prende. Ma mi hanno spostato tutta la Madonna. No, c'è qualcosa di strano nella mira, sì, mentre quello gira. Sì, ma io non ho preso un cazzo, eh. Se non ce la faccio a fare sta roba. Vabbè, ma spara. Sappiamo che è così, è proprio il gioco che è così. Ma ormai non si riesce più a farla sta parte, già è complicata. No, hanno proprio cagato fuori dalla tazza. Vabbè, tanto qua sei bravo tu. Ma basta, non mi dì così perché non è vero. Vai, bravissimo, hai visto? Ormai sei diventato pro. No, eh. No. No, Ah, vabbè, da qua. Vabbè, però è uno che deve dire. Dai, ma che cazzo! Ma te lo dico, quella parte lì sarà una strana nemesi. Ele! Scusa, ricomincio un attimo. Oh, hanno fatto delle scelte veramente poco condivisibili. Delle quali risente il bilanciamento dell'intero titolo.
cazzo, hai rotto i coglioni, eh. Ma che poi, ma quando scivola, mo scivola di più, eh. Dove? Ragdolla di più rispetto a prima. Vai, vai, ce la fai, ce la fai. Sono diventato abbastanza bravo, eh. Ma meno male che almeno sta parte l'abbiamo imparata a rusharla. Che se no, sai i coglioni. Guarda, è l'unica parte in cui che non riusciamo, è quella là in altezza. Quella è una palla. Ma ancora più una palla è la parte dove ci sono quei ca. Beh. No, perché ti sei rollato. La parte che odio è quella lì con quelle merde verdi dove ci devi saltare sopra in un certo modo, perché sennò devi aspettare tutto il ma giro. Ma quella sono sicuro che non ci abbiamo mai... non abbiamo mai fatto. Beh, però proprio... Volete sapere come superare questo? No, non lo voglio sapere. No, non lo voglio sapere. C'è un modo? Ma quello è normale che si possa fare. Ah, è una palla, guarda. No, state facendo molto bene. Cioè, quasi tutti, non ci sono stati capiti. Stiamo facendo molto bene. Grazie al cazzo, ci avremo 400 ore. Che cazzo è successo? Ho visto nel nulla, eh. Ho visto te che hai rotolato. Però queste hitbox che funzionano quando gli va a lui, guarda. Non è come, che ne so, Cyberpunk. Ok, ma l'unica cosa è che non devi morire. Mettiti in linea con... No, sei morto. No, non sono morto. Questa l'ho capita. Cioè, l'ho capita. Quando la pido troppo bene, è un macello. Oh, sai la cosa più bella? Che noi alla fine di sta storia qua diventiamo gli speedrunner e non c'è manco il gusto di vederlo lo speed, la cosa dello speed. Vabbè, comunque ci stai a mettere un tot di tempo. Vabbè, ma rispetto a prima siamo... No, Nicola. Ieri pomeriggio mi sono finito 6 kg di nuovo. Quanto ci mettiamo? Un'oretta e mezza. Però ieri ci ho messo un po' di più. L'ultima run che ho fatto ci ho messo un'ora e 20. Però erano mesi che non giocavo, ieri ci ho messo un paio d'ore. Insospettabilmente per colpa di... Io ho finito di... Description. Ah, hai finito? Com'è alla fine? Ma alla fine è un puttanaio. È molto bello perché c'ha la lore, c'ha un sacco di cosette... Sono sempre di cosette simpatiche, devo dire la verità. E che vuol dire che è un puttanaio? È difficile? T'ha proprio fatto la canzoncina appena la gallina l'ha mancato. Ok, ragazzi, in parte nuova. Quante volte avremmo fatto? 200, 300 volte sta parte? Guarda, solo adesso siamo morti 40 volte. 40 volte? In questa run qui? In 29 minuti, quindi ci sono state delle morti sotto il minuto. Molto sotto il minuto. Sì, però mo sto a correre proprio, eh. Però stai giocando bene, se posso dire, stai veramente giocando bene. Non lo dire mai più. Potresti giocare meglio, su questo... Cosa si gioca meglio questo? Oh, sai che ho provato Mortal Shell, che era gratis col pass? Quanto è brutto? Sì. Veramente schifo. È proprio palloso, lento, madonna. L'unica cosa carina è che non esiste la parata, ma ti puoi pietrificare. Che è una parata?
No, perché la pietrificazione tu la puoi fare anche mentre dai un colpo. Cioè, quindi ti pietrifichi mentre dai il colpo. Il che significa che il nemico poi arriva, ti rompe la pietrificazione e si becca il colpo in faccia. Quindi c'è questa meccanica molto carina. Però purtroppo è veramente molto macchinoso da giocare. Non è divertente. Che cazzo. Sto andando in quella fase lì, che è la mia fase peggiore. La compellenza? Quella assoluta. Terzo danno, Super Saiyan. Compellenza, terzo danno. Per quella perfetta devi trovare il momento in cui si quieta. Si veda il movimento. E allora la fai perfetta quel salto. Ma l'aveva mai fatta. Comunque questa parte qua noi la facevamo praticamente senza mai morire, ti ricordi? Ormai era diventato soltanto una passeggiata sta parte qua. Sì, una rottura di coglioni perché non la potevi skippare. Però la facevamo senza problemi. È tornata ad essere un punto invalicabile. Non si sa perché. E non dipende dalla compellenza in sé, dipende dal fatto che queste piccole variazioni. È già quella qua. Bravo, 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 bravissimo. Bravo, bravo, così. Hanno cambiato una virgola. Una virgola nel salto e hanno cambiato una virgola. Negli appoggi, in quelle cose basse. Ma se poi viene fuori che non hanno cambiato niente, siamo io e te che siamo sbagliati? No, sbagliate allo stesso modo. Potevo capire se uno facesse bene e l'altro no. Ah, ma forse perché ormai ci eravamo uniformati col modo di giocare e quindi siamo sbagliati entrambi allo stesso identico. No, però non è vero. Questa è stata la compulsione. L'ho detto che sto per arrivare. Ma perché a me mi gira il cazzo quando le cose non dipendono da me? Cioè, vedi, prima l'ho sbagliata io e ok, ci sta, l'ho sbagliata io. La lama che non mi ammazza mai nella vita. Ci sta però la volta che ti uccide. Allora, qua non devo rollare. Non devi rollare. E manco giù perché non serve. Puoi rollare dopo i maiali. Oh, sai che è tanto tempo che non mi mangio la carbonara? La carbognara, chi lo dici? Non è che sia una delle mie. Cioè mi piace, però non è che sia. Preferisco. La Space Camp. Sono più marittimo. Buona, buona, buona la visuale, buona tutto. Ok, buona un'altra volta. No, tranquillo, ci penso io. Ehi, ci vedrei io qua. Ho usato la sacra tecnica di Okudo di Redez. Prendi la centrale su, più o meno la direzione è quella della catena. Non così, è troppo al lato. Cioè, piuttosto mettiti davanti alla catena. Se vuoi far roll. Ma o in direzione della catena. Il cazzo è che se si potesse scegliere io farei il salto come so. Ma non si può. Di colpo non funzionano più i salti. Non funziona più.
Però questa fa risparmiare un sacco di tempo perché atterra in piedi. Direzione catena, quindi leggermente più sposata. Ok, perfetto, dovrebbe andare. No, devi farlo avanti. Mentre si muove. No, devi spingere avanti però, non è spingere avanti. Che casino, raga. La direzione è la giusta, è la perfetta, devi solo spingere avanti. No. Non capite, ci volevi provare. Ci ho provato, ma magari. Mannaggia. Gesù è al padrino. Chiameresti tuo figlio Gesù? No, colai. Gesù è Carducci. Come chiameresti tuo figlio? Ermenegildo. Ho conosciuto una persona che si chiama Ermenegildo. Ma è un po' lungo come nome Ermenegildo. So, no. In avanti, vai. No, devi andarci in avanti. Senti, mo lo faccio come lo so fa io, va. Sono rotto cazzo. Però ti fermi. Ok, la direzione, ma devi camminare, se no non va, non ce la fa. No, ho camminato, ma non funziona. Ma lo faccio come lo facevo prima, magari sbaglio due o tre volte, ma a me non sbaglio nove. A me funziona quando fai quella cosa là. Ma non mi puoi descrivere come fai. È no. Diventata una cosa talmente tanto a sensazione sto gioco. Io non mi fermo mai. Io non mi fermo. Cioè, lo so, perché è la tua natura. Vai, accelera e vai. Però troppo di lato. Invece è perfetto. Come così la facevo io prima. Cioè, è tutta rannata. Sì, però guarda che perché adesso non ti è andata bene, ma se la prendevi. Se ti prendeva il mignolo e cominciava a regolare, cascava. Sì, ma tanto lo fa dappertutto. Cioè, è veramente diventato difficile codificare il modo giusto di fare qualcosa su sto gioco, eh? È una cosa stressantissima, soprattutto su un gioco di questo tipo. Ok, ce l'hai. Ora. Sei pazza? Allora, quando atterri... Niente. Come hai descritto tu? È perfetto come hai descritto tu. Perfetto. Come un po' stupido. Ok. Niente. Se aspetti, non lo prendi. Se lo prendi subito, casca in mare. Sto salvataggio è come se non esistesse. Beh, 50-50. Vabbè, ma che cazzo, Yamme, forza. Forse. Ci vuoi passare su quel coso, Forse sto stronzo di sviluppatore, se guarda intorno, ha detto: no, ormai un sacco di gente alla fine del gioco. Dobbiamo fare in modo che i prossimi che giocano. Dai, no, sì, la puttana della mamma! Scrofa! Tieni, vai, almeno ricominciamo da qua. Sta parte a te piace. So che a te piace. Quando è che te l'avrei sussurrato nelle orecchie? L'altro giorno, ti ricordi che stavamo a fare la fila per andare al cinema? Lui diceva: no, quando mi farei la parte con. Di Alt F4, quella. Ci sono i pezzi di legno. No, beh, ma si può skippare sta parte che tu sappia? No, questa non si skippa, questa si deve fare. In gula la mamma loro. No, ma guarda, te l'ho detto, questa qui è inskippabile, ma si vede. Cioè, è la sua natura. No? A meno che non prendi i maiali e ti fanno scrizzare un salto a mente alto. Benvenuti. Ti metti in una prospettiva che ti impedisce di capire cosa sta succedendo, però. Ormai lo so a memoria. Conosco più questo che il nome dei miei votini. Sembra di giocare Devil May Cry quando gioca a Redez.
camera costrittiva è sempre nella posizione peggiore. Io non ce l'ho fatta. Mia ragazza è un essere sovrannaturale, è riuscita a giocare Devil May Cry 2. Non li vedo passare, ma siccome non mi fido... Vedo che hai imparato. No, non l'ho spostato. Ma non mi avrai! Bravo, alla fine è pure così che funziona, eh. C'è pure più brividino. No, è inutile che fai rolla la McLean. Perché... pure si poteva fare. Ho sbagliato tasto, ma non pensavo che l'abbia fatto consapevolmente. Mi sono cagato sotto. Si è visto che... Però bravo, si poteva fare fin dall'inizio. Si poteva fare fin dall'inizio. Non ci abbiamo mai provato. Sì, ma... tu ti rendi conto, sì. Per un attimo ho pensato al peggio. Ma poteva succedere tranquillamente. Lo vado a recuperare, sì, però. Sì. Madonna, è pure rischioso. Madonna, è rischiosissimo. È una cosa in pendenza. Come ci rapportiamo con le cose in pendenza? Potrebbe ucciderti la... Ok, posso. Vabbè, non è un problema. Se ti uccide, almeno ci abbiamo provato, eh. Comunque ti stavo dicendo. Sì. No, questo ponte non distrugge. No, ho capito che non distrugge. Ora ci vado un po' più a cuor leggero, capito? Ma porca di quella. Non ho saltato io. Ma solo se bene sei compenetrato nelle casse! Sei compenetrato nelle casse! È morto. Ma sei compenetrato nelle casse, no, però! Ma io non me la rendo perfettamente conto. Ho fatto una bella run! Il gioco non è perfetto, eh. Strano, no? Ha i suoi piccoli difetti. Comunque, guarda, è vero, quando è l'alto ad arrivare a un certo punto, tendi ad essere meno prudente. Perché senti meno il peso del... Allora, non andare in prima persona, è un errore, la rischi male. Io devo seguire il mio cuore. Sì. A sinistra! Porco due, te l'ho detto che è una puttanata, niente, oh. Ma no, e invece hai visto? Ma che cosa ho visto? Ho preso la direzione. Cazzo che ti frega hai preso? Il cazzo che ti straffrega hai preso? È giustissima la direzione. Vaffanculo. Che non l'ho colpito perché la mamma è puttana, è un altro paio di mani. Che palle, guarda, che palle. Mo' mi sta stressando sto gioco. Ma perché? Perché succedono delle cose che uno non ti fanno ridere. A te? Guarda che le casse che non si possono passare. Beh, io da quando stiamo giocando ho sentito almeno 3 porte. 4? 4 porte. Siamo a quota 6 comunque. Vabbè, ma i miei erano dimostrativi. Ah, capito. Non contano, cioè non sono detti con l'intento di dirle quelle cose. È fatto apposta, voglio tornare alle origini. Come mai? Voglio farla safe perché voglio arrivarci. Vabbè, ma ci arrivi. Che ormai sta parte ce l'abbiamo, eh. Chissà se si rolla queste cose. Bravo. È veramente interessante comunque il sistema di gioco che hanno messo su. No, è interessante, eh. Credo che su YouTube abbiamo la serie più longeva di Alt F4. Manco lo sviluppatore immaginava che... Sì, ma è colpa nostra. Bravo. Come? No, dicevo...
Ho visto i porchi di là. Cioè, non è longeva perché ci è piaciuto tanto, è longeva perché siamo incapaci. Molti potrebbero dire che è la stessa cosa anche per Kingdom Come. O per Cyberpunk. No, Cyberpunk o no. Per tutti i giochi che... in cui siamo andati un po' lunghetti. Io ho letto un po' di commenti sotto il primo gameplay di Persona 5 Royal. Io non ho letto. Non li hai letti, sono belli. Vuoi che te ne leggo alcuni mentre fai la tua... No, perché alcuni sono veramente carini. Sono gentilissimi, ragazzi. No, no, veramente, sono... Ma perché capiscono, cioè... Capiscono. Il primo gameplay che abbiamo fatto... Ho provato a giocare il gioco e ho fallito. Ho provato a vedere l'anime e ho fallito. Non capisco perché venga considerato un capolavoro. Rispetto comunque i pareri altrui, però a me non è andato proprio giù. Nice serie, qui ci si diverte. Ha appena detto. È una roba insostenibile, quindi bella serie. Mi è piaciuto il gesto, meno il fatto che tu non abbia preso il salvataggio. No, perdonami, non è stata colpa mia. Tu non sai giocare a sti giochi, con faccetta da bastardone mi fai morire male. Che gioco fastidioso e noioso, la vernice che si asciuga sul muro è più... Preparatevi a un gioco di 100 ore, serie capolavoro, è solo il prologo, è fatto apposta, i personaggi verranno presentati piano piano nel gioco, pazienza. Pazienza, però insomma, veramente non stiamo a giocare a Pazienza 5. A 59,90 di Redez sono morto. A parte tutto, fiero sinergo con l'introduzione, interrompe tutto incazzato Redez per i soldi. Che cazzo vuol dire? Questo gioco è uguale all'anime, fa cagare. Ma io l'anime non l'ho mai visto, si vede che Redez è molto divertito. È un periodo di sofferenza videoludica per Redez, che detto in questo contesto qua, insomma. Nicola, per informazione esiste anche l'anime che sì, è lento, ma non quanto il gioco. Mannaggia quella pupazza! Ho sbagliato il salto. Persona 5, sì, continuate, l'interrogatorio si è molto memato, sta venendo sonno anche a me. 24 minuti di gioco e alla fine si gioca davvero per un paio di minuti. Non vi ci vedo, questo ci sfida, non vi ci vedo a finire questa serie. Persona 5 secondo Royal... Secondo me manco lo finiremo mai, Mi è piaciuto tantissimo, in totale ho fatto 190 ore per completarlo, tra storia principale e qualche missione secondaria. Non sapete in che guaio vi siete cacciati. Come al solito mi piace cagare fuori dal vaso, probabilmente facendolo apposta. Un gioco del genere criticato dopo 5 minuti di gameplay, ancora questi 5 minuti, no? Cioè, dopo 5 minuti di gameplay c'hai ragione, nel senso che in 1 ora e 20 si sono visti solo 5 minuti di gameplay. Sono 2 ore e mezza che abbiamo passato su. I video fatti su quella merda arrivano alla durata di 35 minuti circa di girato tagliato. Immagino che se mai pubblicheranno le parti ancazzi potrebbe raggiungere tranquillamente l'ora e mezza. E qui ti faccio una domanda. Serve arrivare per forza alla fine di una ciotola di merda per dire che fa schifo? Questa è una citazione. Serie, lei mi ha fatto morire sta parte. Vediamo che parte è. Ah, ti stai a masturbare? Andiamo a presentarci come si deve allo staff. Le parti grevi si fanno lì. Tu stai morendo? Ti piacciono? Ti ho visto preso i commenti, ho detto mo continuo. Ti piacciono i commenti su Persona 5? No, alcuni sono molto belli, devo dire la verità, dai. Però c'è ancora chi dice che abbiamo fatto 5 minuti di gameplay. Quindi sta ammettendo che in 1 ora e mezza si gioca 5 minuti, sostanzialmente. L'altra volta c'era uno che faceva i conti, no? Io quella parte l'ho fatta in 20 minuti. Ma non la puoi fare in 20 minuti, manco se mandi la vita. Tutto. Ma sì, ma nemmeno, perché comunque skippare quella roba lì, comunque poi ti viene il tunnel carpale a skippare tutta quella roba lì. Io dopo un po' mi stanco l'indice. Grande signetto, rallenta. No, ma io ormai non masterata sta parte, non è un problema per me. La masterata, attenzione, ricordiamoci queste parole nelle prossime run. Esatto, ricordate queste parole.
Però raga, vi ricordate quando avevamo fatto tutto il giro? Ha masterato quella parte lì. Quella parte lì. Questa. Vabbè, ma io che cazzo ne so che arriva il sardanitto là che rompe i coglioni. Sardanitto. Ah! Ha salvato il Roland. Sì. Beh, il Roll l'hanno messo apposta per salvarti in extremis, come su Dark Souls. Che poi hai visto che ci hanno messo una retroilluminazione del, del soldato che tipo... Sì, è vero, c'è qualcosa di verde. Ma c'è un listino. Perché? Forse è... ah no, forse è lo skybox di questa zona che è verde. Tu l'hai visto, Free Guy? No, non ha senso, no. È un continuo alternarsi di cose molto carine e puttanate atomiche. Roba. Così? Sì, no, già si poteva chiudere. No, mamma mia. Ma poi è rotta la tenda. Quando il ponte è fermo. Anche quando fa il salto fotonico. Dai! Ma ti sei salvato? Sì, però volevo anche prendere il salvataggio. Come hai fatto a salvarti? Eccola, grazie a Gesù. Io tutto pensavo perché ti fossi salvato. Il redere mi ha raccolto prima ma che toccassi. Ma secondo me tu sbagli. E se cominciassi a pensare in terza persona invece che in prima, come se la prima non ci fosse? La prima persona è utilissima. Non è vero, non è mai stata utile a me. E comunque mi pigli i salvataggi ogni tanto. Beh, perché abbiamo un modo di giocare diverso. Io ho il mio modo di giocare, il certo modo di giocare. Lui ha il suo modo di giocare. Vedi, quando si siede così stai a posto. Quando casca sul lato destro. Quanto è lunga questa cosa però? Sa che è svenuto per sempre. No, no. Signori, l'avete veramente peggiorato. Svenuto per sempre. Questa cosa non la capisco. Ma il suicidio qual era? Tutto io devo fare mo. Sei morto per colpa del gioco, non per colpa tua. Lo so, comunque è una morte. Stiamo giocando da 50 minuti. La percentuale alcolica è del 60%. Però, eh? La cosa che ogni tanto funziona. Qual era il cocktail di... ha una percentuale alcolica del 60 perché è White Russian? No! Ma sto rischiando. L'angelo blu. No, no, non è l'angelo blu, era Russian, non mi ricordo se era White or Black. Era quello di un giorno in pretura. È la deposizione di Big Giorgio. Sì, 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 ma... White Russian. White Russian non è Sanderson. Così dice il giudice. No, perché c'è la crema di latte. Eh sì, è Volcan, mi dà. L'angelo blu già azzurro è fa male. E poi non ho mai capito questa cosa del cocktail molto molto alcolico. Cioè se vuoi una cosa così potente beviti la grappa e non rompi i coglioni, cioè. Vabbè, ma in discoteca la grappa andava piano a nonnino. Intanto, cioè, se lo scopo è quello di non capire più un cazzo, secondo me la grappa è la scorciatoia verso quella... La grappa è 42, eh. Ed è molto difficile da bere se non prendi una grappa alta locatella, capito? Madonna, una volta ho bevuto una grappa, mamma mia. Era seta in gola. Le grappe quelle che ti... Si è alzato, hai visto? Là c'era quello...
Con long covid il mio. Oh, ma sentito che c'è gente che rimane senza senso del gusto per tipo un anno. Però poi la riprendono. Però una, cioè vabbè, è buono se devi fare la dieta. Ti mangi il finocchio, ti mangi la scorzetta di maiale, la stessa cosa, diventi un salutista involontario. Il problema è che quando ricominci a sentire i sapori, secondo me fai lo schifo perché vuoi i sapori forti, perché sono gli unici che cominci a risentire, quindi ti ammazzi di cose potenti, vai solo al messicano a mangiare. Ho avuto paura a ritornarci là sopra, ci sarei potuto arrivare, ma io mi sono fermato un attimo perché stava passando la lama. Tra quella e rifare tutto il pezzo, ho preso il male minore, che ne pensi? Dai, mentre fai questa parte, che ormai la sappiamo a memoria, tanto però che senza guardare. Facciamo una piccola classifica dei giochi migliori che hai giocato quest'anno. Però non di quelli famosi. Inscription. Inscription ormai è. Ormai è un tripla, cioè è famosissimo. Inscription non era conosciuto quando prima andavo a giocare, eh. Ma adesso ci. Madonna, ecco. Hai visto che Hideo Kojima ha detto che Arkane gli ha cambiato proprio la visione degli anime? Non guarderò più un anime con lo stesso occhio dopo aver visto Arkane. Io non l'ho visto ancora. È consigliato. Più che altro è fatto veramente bene. Niente, ormai devo andare qua praticamente. Ma anche qua hanno cambiato qualcosa secondo me. Che ci sono state un po' di novità. Abbiamo visto delle morti particolari. Te potevo prendere, così si prende. Ci devi rollarla. Porca! Devi andare un po' più su. Dai, ultimo tentativo. Ultimo tentativo. Non mi toccare il mouse, sennò succedono cose turpi. E potrei dire cose brutte all'altissimo. Dai, faccela. Non mi dire dai, faccela. Guarda, guarderò il cellulare così non ti metto in soggezione. No. Non puoi mettere pausa. No, devi partecipare. Non sei come. No. Sto lavorando anche per te. Ma loro ti vogliono attivo e partecipativo. Sì, ma mo' tanto questa parte viene tagliata. Vai su, Cristo, arriva su. Ma se succede una cosa bellissima, non succede niente. Tu te la perdi. Succede che non ce la fa uno scalino. Dai, muovi. Sto tornando là, sennò come faccio a saltare sta prima parte? Ehi! Allora ragazzi, cerchiamo di farle in un volo solo, eh? Anche perché, cioè, qua non possiamo perdere tempo. Il tempo è denaro, come si dice. Il tempo è Cristo. Siamo scivoli. Andiamo là. Adesso morendo piano piano. Di che? Di cancro. Come?
cancro al tempo. Non sei toro tu? Dai, dai, che... Ok. E che cazzo! E che cazzo! Dai! Allora, mo provo un'altra... Devi mettere davanti alla catena. Te l'ho detto, devi andare più sulla destra. Ma la destra è caduta dall'altro lato. No, non cadi dall'altro lato, non è vero, non è mai successo. Per favore. Ti scongiuro. Oh, ma sentiamo. Ti dico una cosa, sai cosa succederà tra un po'? Che tra un po' è Natale, no? E noi andremo in ferie. Quindi non toccheremo sto gioco. No, no, io cascasse in modo, te lo dico. Piuttosto facciamo una live, ma finché non lo finiamo. Cosa? No, poi in live ci danno una mano loro. È diversa la situazione. No, non leggiamo i commenti. No, poi. Vabbè, che cazzo la fai a fare la live? La live si fa per interagire con i ragazzi. No, no, per no, avere... questi spoiler, no. Io voglio vedere. Però porca puttana! Come vedi cade dall'altro ma lato? Ma devi. Non così a destra, ti ho detto di fronte al cavo. Ti devi mettere spalle al cavo e devi andare. Spalle al cavo. Non tutto a destra, è normale che se esageri sia a destra che a sinistra muovi. Il problema è che a sinistra non c'hai un rialzo, mentre a destra ce l'hai. Devi metterti l'indirizzo della corda, della catena, dietro. Via Procida 25 l'indirizzo della corda. Guarda la catena, cerca di lasciartela alle spalle. Ok, perpendicolare. Non è dietro le spalle questo. Che cazzo fai? Ma ha cambiato lui, ha fatto... ma per fortuna... Andiamo. Se tu vai, pure se stai a sinistra, nella direzione della catena, cioè indicativamente, devi prendere la catena. Ma questa scienza che... E l'ho provato, cioè funziona la maggior parte delle volte, poi ci sta una volta che non funziona. A me mi è cascato del profumo una settimana fa sulle mani, non mi si è più tolto, sanno di deodorante le mie mani. Solo dal collo se ne va immediatamente il profumo. Poi se te lo spruzzi da qualche parte tipo per sbaglio nella macchina che rimane là per 6 anni. Praticamente stavo a... cioè il deodorante per auto. Quel deodorante per auto per attivarlo devi togliere la linguetta dietro. Mo c'era la linguetta che non veniva via. Che non veniva via, quindi ho detto ma forzato. L'ho forzata. Ho detto ma mo la forzo. Ho tirato troppo, non so perché, forse era fallata la tana della mamma. Ho visto che l'olio è cominciato a calare sulle mie mani. In poche parole, una settimana che ho l'olio sulle mani e non se ne va, non se ne va. Quindi il profumo era buono. Vabbè, almeno è profumo. Ti dico. Ma. Cioè, siccome poi lo stesso profumo, io stavo facendo la macchina della mia ragazza, sì. Ma siccome lo stesso profumo ce l'ho in macchina mia, adesso mi schifa quell'odore. Perché ce l'hai sempre in bacio. Perché, ti ha nauseato. Mi ha nauseato forte. Ma che cazzo? Sto cercando di mettermi davanti a sto coso. No. Basta che vai nella dir... Non ci si può mettere davanti alla ma catena. Ma nella direzione della catena. Ah, tu allora, hai detto spalle alla catena. Che cazzo vuol dire spalle alla catena? Hai ragione. Però l'idea è di andare nella direzione della catena. La catena sta in mezzo alla cosa. Ma io adesso mi sposterò su quella pedana finché non mi dici intendevo questo. Te lo posiziono io. No, 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 devo farlo io e tu mi devi dire va bene così è okay, perfetto. Va bene. Così sbaglio, così vabbè, salto vabbè. E direi che è colpa okay, del vabbè, momento no. In cui ho saltato. Allora, questo è giusto. Vedi la direzione della catena era giusta, era perfetta, va del momento del ma salto. La catena non ha una direzione, è perpendicolare a quel coso, non ce l'ha una direzione. Ce l'ha la direzione, cioè rispetto a quel punto d'arrivo, comunque quello è quello che devo fare. Rispetto al punto di arrivo, porca puttana, non mi sono spiegato, sono una merda a spiegarmi, però è quello il punto focale della situazione. Ah, una sola cosa. Quella era giusta, quella era giusta. Come sei stato, come stavi prima, va benissimo. Una sola cosa può avere un senso, la tavola può avere un verso perché...
Comunque un'ora e due minuti. No, vabbè, ma possiamo andare avanti così? Ma che cazzo di gameplay gli diamo? Hanno cambiato delle cose. Ma che gameplay gli diamo? Vabbè, gli diamo un po' di emozione. Che brutto gameplay. Andiamo più piano che si può. Se non vi volete iscrivere al canale, capiamo. Lo capiamo, non vi preoccupate. C'è Tic. È difficilissimo, veramente difficilissimo.